eccoci tornati. Qui, siamo tornati, dovremmo avere, andiamo di fretta in collegamento, esatto. Bego Sanchez, la nostra Ciao, personal coach. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, buongiorno a tutti. Bentornata Bego. Allora, cosa vuoi sapere dalla nostra Bego? Allora, io ti chiedo subito la classica domanda, no? Perché si parla tanto di vita sana, allenamento insieme all'alimentazione, allenamento e alimentazione di un certo tipo d'estate per mantenere comunque uno stile di vita sano e attivo. Ecco, spiegaci appunto da professionista del settore cosa significa avere uno stile di vita sano e attivo, soprattutto d'estate. Grazie mille. Sì, è vero, siamo abituati anche oggi in pubblicità e in tutto a sentire stile di vita sano e attivo, ma credo che nel profondo pochi hanno capito che cos'è, perché come dicevi anche ieri Riccardo, ci siamo preparati, abbiamo fatto un sacrificio, un sforzo per arrivare all'estate. Ecco, questo non dovrebbe essere se facciamo uno stile di vita sano e attivo. Che cos'è? È avere la consapevolezza vera di che cosa dovremo portare alle nostre tavole, fare un minimo di attività fisica, di movimento, ma tutti i giorni dovrebbe essere le nostre buone abitudini portate e ovviamente adattate ad ogni periodo dell'anno, si vuoi, però è soprattutto una consapevolezza, non è la corsa che restringo tanto la mia alimentazione per avere un obiettivo a breve termine. Sarebbe proprio al contrario, uno stile di vita sono le buone abitudini portate per la vita e adattate anche in ogni fase della nostra età. Ecco, c'è una formula, la formula del benessere: 80% nutrizione più 20% alimentazione. Come ce lo spieghi, Bego? Sì, in realtà questa benedetta formula del benessere sarebbe 80% nutrizione, sì, 20% alimentazione. Ok. Allenamento. Quindi la nutrizione è l'80%, una fetta grande rispetto all'allenamento. Assolutamente. Perché? Perché anche di qua dovremmo considerare che differenza c'è tra alimentazione e nutrizione. Per alimentazione possiamo dire che è qualsiasi cosa che noi mettiamo nel nostro corpo, mentre che nutrizione va a pescare quella consapevolezza e capire che cosa ha bisogno il nostro corpo, dipendendo dalle nostre esigenze, anche se abbiamo patologie particolari, non è lo stesso come se può alimentare un ragazzo di 20 anni che fa sport con un uomo di 60 anni che forse già si muove di meno, e questo sarebbe la nutrizione. Fermi tutti, è arrivata una domanda sì, dei nostri telespettatori. Sfatiamo il mito dei carboidrati. Bego, quante volte a settimana possiamo mangiare la pasta? Assolutamente, ma non solo pasta, è vero che voi italiani, perché lo avete capito, io sono spagnola anche se adoro questo paese, sono 10 anni che abito qua e anche adoro la pasta, però sì, dobbiamo assolutamente elevarci questo pensiero, che alla fine è una credenza che non so da dove viene, che i carboidrati fanno male, perché formano parte di uno dei tre macronutrienti essenziali. È vero che, per esempio, ha un effetto anche negativo, soprattutto nelle donne. Quando le riduciamo tanto, incidono anche in modo negativo per poter perdere quei centimetri in meno. Perché? Perché i carboidrati sono la nostra fonte di energia a pronto rilascio. Allora sì, se vogliamo non essere stanchi, se vogliamo andare a fare i nostri lavori, chi ha figli dopo anche la giornata non è finita, i carboidrati sono veramente essenziali. È vero che è sicuramente è
un eccesso, perché a tante persone gli piace farsi il mezzo chilo di pasta, allora quello è anche un eccesso, però i carboidrati, le fonti di carboidrati, a parte la pasta, possono essere il riso, è vero che si inizio, però questo già non è per il proprio carboidrato in sé, se no perché non alzano la glicemia, che comporta altre cose. Però se volete di questo parliamo anche in altre sessioni. Però sì, amici la chiamano estate, possiamo mangiare la pasta, forse adesso in forma di insalata che è fresca, però vivano, oh, viva. Sei contento, Riccardo? Sì, diciamo che appunto è un messaggio importante. Io ti chiedo, Bego, la questione legata, abbiamo citato, no? Sia uomini che donne, anche in riferimento all'alimentazione, ma soprattutto all'allenamento. Chiaramente parliamo di soggetti e persone che fanno attività fisica e palestra in maniera amatoriale, non parliamo degli atleti. Ecco, qualche pillola, anche qualche differenza sostanziale di allenamento in questo periodo per uomini e per donne? Sì, assolutamente, sì, siamo diversi fisiologicamente dal punto di vista anche ormonale, uomini e donne, ovviamente per poter allenarci e essere con un allenamento un pochino più mirato, ovviamente non ci possiamo allenare nello stesso modo. E non è questione di che gli uomini siete più forti delle donne, perché lo avete visto tutte che stanno certe donne, quelli che fanno le competizioni di bodybuilding, che ahimè a tanti uomini le superano i muscoli. Però quello anche è un altro discorso. Io direi soprattutto che l'uomo è un po' todo terreno, non so come si dice in italiano, tutto strada, un fuori strada, si può allenare più o meno come vuole. La chiave per tutte e due sarebbe alternare un pochino di cardio con allenamenti di forza, pesi. E di qua vengo incontro alle donne. Care mie donne, se non si prendono sostanze che non sono del tutto legali, vi potete allenare quanto volete con i pesi, che non diventerete un uomo. Però avere i muscoli tonici, allenarli un pochino, serve anche a avere non solo una figura forse più delineata, ma alla fine anche se possono usare per addrizzare la colonna. Ad avere una struttura che ti permette proprio di stare bene, anche per esempio i problemi legati alla cervicale. Se sì, si ha una buona base muscolare, quindi aiuta la postura, giusto? Esatto, anche perché sfatiamo il mito, insomma, il principale messaggio, no, che arriva magari quando una ragazza va in palestra è non allenare le braccia, perché magari o le spalle, perché altrimenti si diventa, insomma, un fisico di un certo tipo. Assolutamente, e anche direi un altro sfamare un altro mito, soprattutto le donne tendiamo a soffrire di cellulite, che se non è in un stadio molto avanzato è semplicemente estetico, però tante donne forse sono fissate con quello. Per esempio, in quello sì, anche fare un eccesso, un sovraccarico de corse, o sea, di allenamento pesante sulle gambe, va a incidere negativamente anche in quello. Allora, perciò veramente il poter alternare siano allenamenti di resistenza, come sono le corse, però anche con un pochino di forza, allenare le gambe staticamente con i pesi, può essere anche una soluzione per sentire le gambe meno appesantite, più leggere. Bene, scusa, e per chi non ha i pesi, perché ci stavano scrivendo, per chi non ha i pesi vanno bene gli elastici per allenare le gambe? Anche sì, 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 basta che devi fare una resistenza. Sì. Però per esempio stare un'ora correndo sotto questo caldo, forse non bevi tutta l'acqua che hai bisogno, e per una persona che ha retenzione idrica, che ha un accenno di cellulite, senza volerlo la sta peggiorando. Quello volevo dire, quel messaggio volevo fare. Sì, 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 importantissimo. Ecco, Bego, per chiudere la nostra chiacchierata, te lo devo proprio chiedere, che differenza c'è di allenamento tra
gli italiani e gli spagnoli, come si allenano gli spagnoli? Com'è la cultura, guarda, dello sport? Parliamo di cultura, verità, dello sport. Io credo che, ecco, sono gli sport. E adesso è vero che stiamo già in un mondo un pochino molto più globalizzato, allora non mi azzardo a dire che gli spagnoli non si allenano, però fino a poco tempo fa la differenza è che gli italiani si allenano, gli spagnoli no. E adesso penso che sia sport di... in Italia si usano tanto, va tanta gente in palestra, quello mi ha colpito, dal ragazzino alla nonna. Io ho fatto tantissime lezioni con persone molto molto grandi, quello mi ha colpito. E a Spagna si tende di più a fare sport che siano all'aperto, non lo so se è perché io sono del sud della Spagna, e che siano minimo in gruppo, e fare paddle è tanto richiesto. Però, dimmi? Sì, fare paddle va tanto di moda. Sì, alla Spagna sì, sta spaccando, e anche la scusa, vi devo dire, almeno con il mio gruppo di amiche spagnole, per lasciare i bambini ai mariti, per lasciarti il pomeriggio libero dopo il lavoro, lasciano i mariti e i figli con i mariti, vanno a fare paddle, e dopo una bella birretta fredda che e via, ogni scusa è buona per ritagliarsi uno spicchio. Grazie, di libertà. Grazie Vego, hasta luego. Grazie, grazie. È stato un piacere. Grazie. Grazie. E allora, Pina, ora andiamo in pubblicità e poi la nostra biondissima Paola Aspri. A tra poco.